Sì. Io dico di sì. Io dico di sì. E questa qua è la settimana. Siamo entrati. È questa. E quindi cerchiamo di rimanere concentrati su questa settimana. Perché la partita tra Juventus e Empoli era iniziata con un dogma, con un paragone, un parallelismo. La Juve come Sinner, l'Inter come Djokovic. Allegri era arrivato a dire questa cosa in conferenza stampa su suggerimento di una domanda di un giornalista. Poi sappiamo com'è finita, sappiamo com'è andata. Dopo 20 minuti Milik fa una follia, la Juventus si ritrova con un uomo in meno, gioca tutto il resto del match in inferiorità numerica, va in vantaggio e poi viene anche recuperata. In mezzo tante cose, come il gol che abbiamo subito, l'uscita di Locatelli, magari anche, io sono di questa idea, una formazione iniziale che probabilmente è stata un po' troppo sopravvalutata in questo momento qui, diverse scelte che non mi hanno convinto, ma ormai questa è storia e lo lasciamo da parte, perché poi ieri sera ha risposto l'Inter. Il solito Lautaro Martinez vince anche a Firenze. Leggevo una statistica, l'Inter è la miglior squadra in Europa per trasferte vinte. Mica male. E noi siamo lì. E noi siamo lì. Anche se non siamo proprio ancora lì lì, ma siamo lì. E quindi la domanda che vi faccio è: il campionato è ufficiosamente terminato? Perché questa è la stessa identica sensazione che io avevo dopo Genova. Dopo Genova-Juve 1-1. Io avevo questo mood, no? Questa sensazione di campionato finito, in cui difficilmente l'Inter poi avrebbe sarebbe andata a fare dei passi falsi, difficilmente sarebbe poi inciampata. Invece Gilardino ci rende il favore, e proprio l'Inter si ferma ancora una volta a Genova e si va a ripristinare questo equilibrio, equilibrio che la Juventus addirittura trasforma in vantaggio nella settimana in cui l'Inter va a giocare la Supercoppa. Vantaggio che è durato troppo poco. Avevamo la possibilità di fare un break point, dato che stiamo parlando di tennis, e non l'abbiamo fatto. Potevamo arrivare al derby d'Italia in maniera decisamente migliore e non l'abbiamo fatto. Però vi dico che la finale di ieri di Sinner, che purtroppo non ho visto perché ieri ero all'IKEA, più classico delle domeniche, no? Di freddo passata all'IKEA, è stato il più grande esempio di fino alla fine che io ricordi, perché poi mentre ero lì controllavo, no, i punti, tant'è che poi a pranzo l'ultimo punto ero lì che continuavo ad aggiornare il risultato in attesa di capire come poteva essere andata, perché Sinner sembrava spacciato. Io quando ho visto che perdeva di 2 set ho detto vabbè, mi dispiace tanto, ormai è andata così. Però alla fine com'è finita? Che ha vinto lui e quindi ha avuto ragione lui, perché la sensazione sì è quella di essere arrivati proprio alla fine, no, di questa Serie A. Difficile poi pensare che cosa succede ancora. L'Inter va a inciampare, non mi sembra un Inter che possa inciampare, e la sensazione è che possa più inciampare la Juve piuttosto che l'Inter. Però ero convinto che Sinner avesse perso. Quindi lo sport ci ha insegnato qualcosa ieri, ci ha insegnato qualcosa di grande. Noi ora dobbiamo soltanto raccoglierlo e farlo nostro, semplicemente, perché questa è la settimana che ci porta, no, a Inter-Juve. Ma Inter-Juve è già iniziata. Inter-Juve è iniziata con Cacciatori e Lepri, Inter-Juve è proseguita con Guardi e Ladri, è arrivata a Sinner Djokovic, e chissà che cos'altro succederà da qui a domenica sera, ne verranno fuori altre. Ma Inter-Juve è iniziata a livello mediatico, è appunto una partita tennis tra Allegri che serve e Marotta che riceve, con Simone Inzaghi un po' più da parte, che dice mi faccio semplicemente gli affari miei, le battute non mi interessano. Anche Allegri ha fatto una sorta di retromarcia sulle battute l'altra sera, dicendo io sono di Livorno, ci capiamo in Livorno, forse non le faccio più perché danno fastidio, e anche quello mi è sembrato un riferimento all'Inter. Però il fatto che Allegri inizi a tirare un po' indietro la gamba, secondo me è anche sinonimo di cavolo, non ci stiamo più così attaccati, quindi ora dovremo vedere, perché io rimango di questa idea. Cioè, se io faccio semplicemente l'analisi logica, non quella di una frase, ma l'analisi a livello di logica sull'Inter, ragazzi, che cosa vi devo dire? L'Inter è la squadra più forte, più qualitativa, più completa,
più pronta a vincere, perché ha vinto il primo anno di Inzaghi, Supercoppa e Coppa Italia, vinto il secondo anno di Inzaghi, Supercoppa e Coppa Italia, ha già vinto quest'anno, al terzo anno di Inzaghi, la Supercoppa, non potrà vincere la Coppa Italia, ma potrà vincere il campionato che manca ancora, Simone Inzaghi, e l'anno scorso ha fatto una finale di Champions. Cioè, io che cosa vi devo dire sull'Inter? E questa roba qui, cosa vi devo dire sulla Juve? Che non avrei scommesso un euro a quest'estate di vedere la Juve ancora dentro il campionato, così attaccata all'Inter, praticamente febbraio. Non ci avrei mai scommesso un euro. Hanno anche una partita da recuperare, quella della Supercoppa, virtualmente, quindi sono a più 4. Sono scappati, possono scappare. E questa è la settimana che ci porta allo scontro diretto, e mi perdonerà il mister, chiedo scusa, però per me è uno scontro diretto. Quindi io in questa settimana tutto quello che la mia testa pensa, tutto quello che la mia logica pensa, lo prendo e lo metto a parte. Non mi serve, non ne necessito. Fa lo stesso quello che penso io dell'Inter, quello che penso io della Juve, quello che penso sarà l'esito finale del campionato. Non mi importa, io lo prendo e lo metto a parte, perché non è importante, perché non serve a niente. Perché Inter-Juve è iniziata sui giornali, Inter-Juve è iniziata nelle conferenze stampa, e Inter-Juve si sta già giocando da questo punto di vista. Ma anche quello non serve a niente. Non serve a niente né la mia opinione, né la vostra opinione, né quelle che sono i botte e risposta tra Marotta e Allegri. Poi certo, fanno da contorno. È importantissimo avere un'opinione, è importantissimo dialogare, scambiarsi delle considerazioni. Importantissimo anche che questa partita si dimostri sentita anche dai protagonisti, con degli esempi, delle battute e anche delle frecciatine, perché secondo me sono poi quelle cose che rendono bello il calcio. Sono cose belle, secondo me. Ma tutto questo non serve a niente. Tutto questo non fa parte di Inter Juve. E allora domenica sera arriveremo a neanche un bivio, a un trivio, perché avremo 3 risultati possibili e ogni risultato andrà un pochettino a modellare, a scolpire, a modellare quella che sarà poi l'eredità che lasceremo di questo campionato. Avremo il pareggio e quindi tutto rimarrà in un equilibrio precario. Mi immagino Thanos, tutto in equilibrio, così come deve essere. Un equilibrio precario, destinato a durare ancora. E poi vedremo il recupero dell'Inter, poi vedremo il calendario della Juve, vedremo il calendario dell'Inter, vedremo, vedremo e vedremo. Avremo un trionfo dell'Inter? E quindi questa conferma della mia parte più razionale? Avremo un trionfo della Juventus? E quindi una sorta di comeback della Juve? La possibilità di riaprire qualcosa che sembrava chiuso? La possibilità di dire no, guarda, mettiamo ancora tutto in discussione? Io non lo so come finirà, non ne ho idea. Però sicuramente una cosa la so: non voglio passare l'intera settimana che mi porta a Inter-Juve a pensare che loro sono forti, che hanno punti forti, che hanno già vinto, che hanno fatto la finale di Champions e che noi non vinciamo da 3 anni e che abbiamo dei difetti e che giochiamo male e che questo e quell'altro. Assolutamente no. Io voglio vivere questa settimana qui pensando soltanto positivo, pensando che comunque una possibilità c'è, piccola, difficile, impossibile, ma lo stesso c'è. Perché non sono d'accordo con chi mi dice: vabbè Luca, ma quest'estate non ci potevamo aspettare di essere qui, accontentiamoci di quello che abbiamo fatto, accontentiamoci di questo secondo posto che è comunque un buon risultato per la Juve. No. No. No, non sono d'accordo. Non ha senso arrendersi, siamo arrivati qui. Sinner non l'ha fatto, e ve lo ricordo, noi siamo Sinner, e quindi non dobbiamo farlo neanche noi. Questa è la mentalità che dobbiamo portarci dietro fino alla fine, da qui all'ultima giornata, che poi è anche un po' il nostro motto, che poi è anche un po' una cosa che mi fa impazzire come definizione, che poi è anche quello che semplicemente ha fatto Sinner. Non bisogna arrendersi, bisogna ricordarsi che domenica si può fare una piccola impresa. Ieri Sinner a Melbourne ne ha fatto una gigantesca. Noi possiamo farne una più piccola, in scala, alla scala del calcio di Milano a San Siro. Perché anche Sinner avrebbe potuto dire: vabbè, sono contro il favore del pronostico, ma figurati, un grande slam in cui becco prima Djokovic e poi Medvedev in finale. Ma il pronostico dice che devo perdere, il pronostico dice che sono più forti loro, più attrezzati, più vincenti.
Io sono più giovane, più inesperto. Il pronostico dice questo. È un po' come il calabrone che non può volare, ma non lo sa e vola lo stesso. Sinner lo sapeva. Ed è andato anche sotto. È andato anche nel punto più basso. Perché nello sport l'importante è una cosa, dare tutto. Forse anche qualcosina di più del 100%. Qualcosina di più. Perché noi non siamo obbligati, eh? Cioè, attenzione, noi non è che in questo momento sia la squadra obbligata a vincere questo scudetto. Non siamo obbligati domenica sera andare a San Siro e darne 3 all'Inter e fare 3 punti. Non c'è questo obbligo. E quindi c'è meno pressione da questo punto di vista. L'obbligo non c'è, però possiamo farlo. Però c'è la possibilità di farlo. Poi se arriveremo alla fine dell'anno e saremo secondi o terzi o quarti o magari quinti, chissà come può terminare quest'annata. Semplicemente ci metteremo a fare gli applausi agli avversari. E se arriveremo secondi, magari anche a testa alta per aver tenuto aperto questo campionato, faremo comunque gli applausi agli avversari. Perché questo è lo sport, questo ci ha insegnato. Ma se devo stare tutta questa settimana con l'ansia, che sicuramente avrò, ma continuando a dire «Oh ragazzi, ma lo sapete che l'Inter è più forte e la Juve è più scarsa?» Fa lo stesso. A me questo non importa nemmeno più prenderlo in considerazione. Lo sappiamo, è un dato di fatto, ma io questa settimana non ascolto la testa. Io questa settimana ascolto il cuore, che è quello che mi importa di più. Fatemi sapere un po' la vostra. Ditemi cosa ne pensate. Ma Allegri ha detto che siamo Sinner. L'oracolo ha parlato.